Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo episodio dedicato a The Cossacks, Europa Universalis 4, con la nostra Nederland che si sta preparando per uno scontro con i nostri amici, nemici francesi. Nello scorso episodio ci siamo espansi in modo abbastanza, decisivo in Florida. E come si chiama questa? Dutch Cascadia è diventata, va bene, era la... Intanto non era la Florida, perché la Florida è questa è la California, chiedo scusa. E poi ci siamo espansi anche in Indocina. Adesso abbiamo, ops, un po' gli indiani d'America che ci fanno il culo. Abbiamo l'Australia completamente arancione, se non per una piccola parte che si trova nella zona, diciamo, sud-occidentale, che è ancora nelle mani degli aragonesi, e un paio di province ancora portoghesi. Ebbene, possiamo fondare l'Oregon. Perfetto. Era quello che aspettavo da tanto tempo, perché adesso posso capire con calma su quale province fare i core e su quali no. Allora, l'Oregon. Oh, mamma mia. Fatemi vedere dove fin dove si estende. Ok, praticamente. Caspita, si estende molto. Si estende tantissimo, forse ci fornisce addirittura un mercante, mamma mia, trade. E va bene, lo andiamo a sistemare allora. Io direi che potremmo mettere il mercante direttamente in Oregon, anche se l'Oregon è molto povero. Anzi, è proprio povero, cazzarola. Dovrei forse trovare qualche provincia con qualche soldino in più. Ad esempio l'Ohio. E fare transfer dall'Ohio verso Chesapeake Bay. Allora, che cosa è successo nello scorso episodio dal punto di vista commerciale? Ho piazzato 50 navi leggere, però super accessoriate, super tecnologiche, in ognuno dei nodi importanti, UK e America del Nord e Caraibi, e praticamente il mio income è salito. Adesso abbiamo un bel 311 trade power al mese. Quello che volevo fare in questo episodio, come esperimento, partendo da 311, qui ho già tantissima ricchezza che arriva fino a Malacca e volevo fare questo, collect. È una cosa che probabilmente è sbagliata. Utilizzare... Intanto qui pensavo di avere già piazzato tutti nel cartello, ma evidentemente no, anche qui... Ok. Cosa strana però, credevo veramente di aver già piazzato tutte queste province nel cartello, ma forse avendone conquistate le nuove ho dovuto rifare il giochino. Vabbè, pazienza, proviamo a vedere quando arriverà il nostro mercante qui. Quanto guadagniamo? 288. Avete visto che botta? Praticamente abbiamo perso quasi 25 ducati al mese perché stiamo facendo collection a Malacca. Assolutamente non va bene, facciamo di nuovo transfer e il transfer andrà in Africa. A questo punto sì. E in questo modo dovremmo guadagnare molto di più. Fine dell'esperimento, assolutamente. Allora, avevamo una flotta in costruzione, una flotta da trasporto che è qui, la chiamerò di nuovo trasporto australe. E possiamo spostare, mamma mia. Una flotta da trasporto australe e a questi 2000 uomini verso i ribelli australiani nella speranza di bloccarli. Sono fraticelli eretici in Australia, va bene. Va bene. E il resto, ok, lo andiamo a corizzare. Siamo pronti per una guerra tosta? Sì, siamo pronti. Mettiamo i mercenari in prima linea come sempre. Qui. Mentre gli altri uomini rimarranno dietro, praticamente possiamo sfruttare circa 200.000 uomini per attaccare i francesi. E non vedo l'ora di farlo. Riduciamo l'inflazione che è abbastanza alta. Cosa manca? Che cosa manca? Che cosa manca, ragazzi? Fatemi vedere. Vedo che cosa manca per attaccare i francesi. Una policy militare. Allora, possiamo farne tante adesso di policy militari. Quella che migliora... Secondo me l'Infantry Combat Ability è la migliore in assoluto. Però possiamo migliorare anche Manpower Recovery Speed, che ci interessa abbastanza poco. Recover Army Morale, anche questa non è male. No, dai, miglioriamo la qualità delle nostre truppe. E qui prendiamo i nostri bei mercenari, assegniamo Jacob II.
È successo qualcosa, i fraticelli ci hanno fatto il culo, benissimo. Però per fortuna sta arrivando il Dutch Australian Federation, grandi. Stanno anche cambiando... Qui c'è una cultura Nkunku portoghese, la stanno cambiando in olandese, che figata, bravi. Bravi, bravi. I miei australiani. Sono molto orgoglioso di loro. Sistemato questo piccolo dettaglio, siamo pronti ragazzi per fare una bella arata alla Francia. L'obiettivo è trade protection, bloccare i porti, no direi proprio di no. Colonialismo, direi di no. Imperialismo, prendere Parigi. E contro la Toscana e anche contro Livonia Nord. Questo è interessante. Questo è interessante perché dovremmo spostare la flotta pesante contro Livonia Nord. Dove diavolo ce l'ho la flotta pesante però? Io avevo questa flotta da trasporto. Allora, facciamo così. Flotta pesante la piazziamo qua. Eventualmente... caspita, dobbiamo chiedere un diritto di passaggio. Niente, no. Spostiamo con le navi da trasporto l'esercito qui in Schlesisch. In Medio Jutland, come cazzo si chiama, perché devo cercare di prendere la Danimarca all'ordine livoniano, queste isolette. E non voglio dichiarare guerra, mentre, cioè farmi prendere in contropiede. Ok, adesso direi che ci sono. Qui i separatisti della Cambogia che attaccano. Mamma mia, che brutta cosa questa. Non sono pochi. Assegniamo Jacob, il nostro leader. Il nostro caro leader per sistemare i ribelli cambogiani prima di attaccare la Francia e poi ci si può buttare in estrema tranquillità. Vorrei. Non mi dispiacerebbe. Perfetto. Non mi dispiacerebbe fare una. Un'umiliazione ai francesi perché con l'umiliazione guadagno. Power projection che mi serve tanto, tanto, tanto. Declare war, forza, veloci. Imperialismo, prendere la capitale Parigi. Babam! E si inizia. Si va dritti a Parigi. Qui si va ad Artois. Qui si va a Liegi. E devo stare attento a non farmi massacrare da. Quindi siamo. Adesso è arrivata anche una coalizione. Boh, perfetto. La Francia, abbastanza stupidamente, è entrata nel mio territorio. Stanno arrivando a Ingouvernerou, ragazzi, e stanno attaccando Artois. Benissimo. Attaccano Artois con 65.000 uomini e io rispondo con 110, qui, 112. Quindi l'esercito francese fa una fine tragica. E possiamo tornare con i mercenari a Vermandois. Meglio di così non si poteva chiedere, quindi chi se ne frega della coalizione degli austriaci e dei cinesi, no, dei cambogiani. Perché comunque, anche se mi dichiarano guerra, l'Austria ormai è diventata qualcosa di minuscolo. A meno che la Boemia non mi dichiari guerra, ma la Boemia mi vuole abbastanza bene. Abbiamo zero aggressive expansion. Abbiamo rotto l'alleanza in tempi... Oh, che due palle, però. In tempi non lontani. Assegniamo il leader. Avevo un leader che poteva assegnare questo. Sì. Il conquistador. E poi si torna in Francia. Si torna in Francia perché mi sembra di capire che i francesi adesso con l'esercito hanno dei piccoli problemini, visto che gli ho spezzato la schiena e fra un po' faremo cadere Parigi. Però hanno ancora il cavallino rampante, quindi... Per un momento ho avuto paura, credevo che qualcuno avesse preso una città. E hanno ancora il cavallino rampante, quindi vuol dire che gli alleati sono ancora tosti. Hanno 100.000 uomini, noi soltanto 420.000, non so chi vincerà, chi lo sa. Vabbè, adesso arrivati a questo punto della partita, il ti piace vincere facile, lo sapete, eh? Io credo che le parti più belle di una partita, sì, di una serie, siano quelle più difficili iniziali, quando c'è stata tipo la guerra contro la Borgogna per la libertà. Insomma, ci sono stati episodi che erano veramente fantastici. Altri che sì, vabbè, adesso è abbastanza semplice, però.
Insomma, cerchiamo di bastardi, bastardissimi proprio. Cerchiamo di fare il possibile per rendere divertente anche questa fase. E ovviamente lo farò cercando di renderla un po' ruolistica, diciamo così. Arthur è caduta bene. Parigi è caduta, molto bene, molto 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 bene. Perché abbiamo fatto cadere un forte importante e Parigi, la capitale, quindi l'imperialismo adesso ci paga. Sono riuscito ad affondare sta flotta maledetta livoniana? Pare di sì, pare che lo scontro ci sia stato, adesso possiamo tornare quindi da dove siamo venuti, va bene. L'Holland è diventata Nederland. Ah, ho dimenticato una cosa super importante. Aiuto, assolutamente. No, no, piano, piano, piano. Il nostro leader che è morto, il nostro caro leader. Pare che ci sia morto un conquistador. E abbiamo assegnato Jacob qui. Non dovevo assegnare Jacob. Facciamo un generale. Perché? Perché Jacob lo volevo tenere sui mercenari. Quanto casino sto facendo. Chiedo scusa per... Però è importante... Oh, bene. Stanno arrivando 100.000 toscani, che praticamente l'Italia è unita, la Toscana ormai. Poi hanno anche una parte dei Balcani. Quindi gli italiani stanno arrivando per difendere i francesi. Quindi io forse, forse... Vado a portare degli uomini in difesa. Più che altro per attaccare la Toscana. Poi vediamo cosa succede quando riesco a far cadere queste due fortezze. A meno che i toscani non attacchino uno dei miei eserciti. In quel caso è anche meglio perché giochiamo addirittura in difesa. Vabbè, il top. Siege of Liege. È caduta. Liege è caduta. Andiamo a Aix-la-Chapelle, come si chiama. Oh, bene, intanto di lasciamo gli assedi in questa zona dell'Africa perché voglio prendere i forti, perché la voglio strappare i francesi, è una cosa che ho in testa da quando è iniziata la serie praticamente. Buono. Molto buono. Molto buono perché riesco... No, molto buono un cazzo perché i toscani sono riusciti a inchiappettarmi. Non solo mi hanno fatto fuori un esercito, ma adesso mi fanno fuori anche... Quello mercenario molto probabilmente... Sì, l'hanno fatto fuori. Mi hanno bruciato 100.000 uomini in un colpo solo. Bel colpo per i toscani. Allora, adesso l'unica cosa che posso fare è spendere... Iniziare a attingere i miei risparmi per ottenere un altro esercito di mercenari perlomeno. Da sommare a quello che già ho in modo da avere 100.000 uomini. In Westergotland adesso l'ordine livoniano secondo me è già un pochino acciaccato. Fatemi vedere quanto serve per buttarli fuori. Poco. Quindi posso andare a prendere Stoccolma e poi avrò un esercito in più da utilizzare contro i miei nemici che però ragazzi sono tosti con l'arrivo dei toscani, i francesi. Stanno facendo il bello e il cattivo tempo. È una bella storia questa. Purtroppo devo mettere velocità 2, ragazzi, perché se no non riesco a seguire tutte le vicende tra l'Africa e... però devo mettere anche in pausa. Tra l'Africa e eccetera, eccetera. Allora. Spero che non ci siano francesi a queste parti. Ok. Qui abbiamo navi da trasporto. Yuhu. Andiamo a salutarle con la mia flotta. Allora, i francesi adesso hanno 113.000 uomini in Hannover. Noi possiamo adesso utilizzare più o meno quanti uomini? 130.000?
Abbiamo ancora 170.000 riserve e denaro per poter reclutare un altro esercito di mercenari che adesso vado a fare. Sempre che ci siano abbastanza mercenari a disposizione. Penso di sì. Spendiamo altri 3.000 ducati per altri 50.000 mercenari. E adesso aspettiamo che il morale sia alto. Non voglio assolutamente correre. Lasciate che come si dice, l'esaurimento di guerra e l'attrito faccia male ai nostri nemici. Perché questa è una guerra che mi piace. Perché almeno ho contro un numero di nemici considerevole. Anche se ho già preso Parigi, però. Non è stato proprio l'attacco che mi aspettavo super facile. Vabbè, qui abbiamo i coloni che vengono attaccati, ma non è un problema. Non ci capisco una mazza, però l'importante è che vedere dove sono i toscani, dove sono i francesi. Ok. Ecco, qui mi hanno fregato un piccolo mercenario, pazienza. No, anche questo non farti fregare, amico mio. No, vieni distrutto. Ok. Questi sono francesi che stanno attaccando lo UK. Intanto vi dico soltanto che ho tipo 170 per 3 quanto fa. Comunque circa 600.000 mercenari arruolabili e praticamente ho un'economia che mi permette di arruolarli tutti. Quindi la guerra secondo me finisce un filino dalla mia parte. Un filino, però vediamo, insomma, non è detto. Tang è diventata mia. Tang, mi piace molto questa provincia. Ok. E dove stanno questi? Eh dai, fate cadere la Svezia su Stoccolma, Livonian. Allora, qua ci siamo reintegrati quasi completamente, va bene. Praticamente pronti per attaccare qui ad Hannover i piccini francesini che si faranno tanto tanto male. A questo punto direi che iniziamo a spendere un po' di punti militari e va bene. Fatemi vedere qual è però il loro. Ah, 7-6, caspita! Hanno un morale alto. E a questo punto me ne frego, ragazzi, divento difensore della fede. Perché almeno mi guadagno un pochino di 5% di morale in più che non guasta mai. E andiamo a distruggere questi 18.000 francesi nella speranza di farlo prima che arrivino i toscani. Pare di no. Quindi ci giochiamo in attacco contro 75.000 toscani. È un casino però, ragazzi. E qui ci giochiamo in difesa contro 40.000. Due palle. Stoccolma cadi che ho bisogno di questi 40.000. Forza, non riesco a cacciarli. Non riesco a cacciarli, però da un lato la cosa mi esalta perché finalmente ho dei nemici tosti. Quindi dovrei smettere di fare il cazzone con gli eserciti lanciati proprio alla CDC, alla membro di cane, insomma. Dai, però, ragazzi, cioè, vaffanculo. Va bene tutto, però adesso ho preso anche Stoccolma, adesso pace, ordine livoniano, hai rotto le palle. Tanto in Picardia abbiamo vinto contro i toscani, buono. Secondo me qui invece le prendiamo, quindi la ritirata strategica. E si ritorna verso Holland, dove le fortezze sono comunque abbastanza spesse. Andiamo in Africa, avanti. Cos'è sta roba? Ah sì, Mozambico, è vero, mi ero dimenticato che c'era questo piccolo dettaglio. Ok. Tanto
Tanto questa Africa francese diventa mio. Va bene. Facciamo così, andiamo a riparare le navi pesanti, poi blocchiamo i porti dell'ordine livoniani in modo da rompergli le palle il più possibile. Dove sono i toscani? Stanno tornando indietro? Fa vedere quanti uomini hanno, sempre 100.000, però secondo me i ragazzi, i poverini, mi spiace, ma Toscana, terzo esercito al mondo, ecco, lo sapevo, hanno esaurito il manpower. E io ho ancora tipo 600.000 mercenari. Hanno fatto i conti senza l'oste, poverini. Vabbè. Va bene, dai, velocizziamo a 3. Molto bene. Ah, qui c'è qualcosa di francese che rompe le scatole. Ops, mi ero dimenticato. Lasciate che ci pensino i miei ragazzi. Lasciate tutto a loro. Andiamo ad Hannover, andiamo a liberarla. Sì, non da Lauenberg, ad Hannover. E il cavallino non è più rampante. Entusiasmo di guerra medio. Ma guarda un po'. Invece io entusiasmo al massimo, proprio tranquillissimo. Posso fare quel cappero che mi pare. A questo punto vedo che i Livonian. Oh, quanto mi diverto adesso. Aspetta, aspetta, no, 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 no. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti. Adesso mi diverto con i Livoniani. Oh sì che mi diverto. Voglio proprio vedere cosa. Ops, cosa combiniamo. Ok, allora 50.000 mercenari, 50.000 esercito regolare e spaziamo via 37.000 uomini dell'ordine Livoniano. Questo vuol dire che non ci daranno più problemi, visto che li abbiamo bloccati su Zealand. Zealand. Ok, intanto qui continuiamo. Lasciate che. Toscani sì, massacrino un po' da soli. Pronti, partenza, via. Vediamo un po'. 92.000 contro 33.000, vediamo un po' cosa succede. Uff. E 37.000 livoniani non ci sono più. Allora, adesso con questo esercitino andiamo a rompere le palle in giro, mentre questi 89.000 finalmente tornano a dare fastidio in Francia, perché mi sembra di aver capito che i toscani non se ne siano un po' andati dalle scatole. Uno statist è quello che ci serve, dobbiamo trasformarlo però in generale, perché adesso il nostro generale sarà morto. In Oregon qui le stiamo prendendo, aiuto. Ok, niente, avevo parlato di guerra un pochino così, un po' di thriller, ma è finita che adesso abbiamo la vittoria in pugno. Dobbiamo semplicemente recuperare gli assedi che ci hanno fatto. Vabbè, poca roba. Eccoli qui, 53 toscani, via. Molto bene. Oh, bellissimo! Il nostro leader è un generale di livello 3, addirittura. Di livello 2, avevo visto 3 stelle. Peccato. I toscani scappano, eh. Ma dai, ma guarda un po'. Non avrei mai pensato. Dai, Livonian, hai rotto un po' le palle. Che cosa potrei chiedere? Di rilasciare la Danimarca? Però 100 di war score. Di war score, va bene. E va bene, facciamo un esercito di mercenari, lo mandiamo
contro i Livoniani e li facciamo rilasciare la Danimarca a questo punto. Tanto il tempo ce l'abbiamo. In Africa come vanno le cose? Vanno molto bene. Peccato che ci siano dei ribelli che vanno un po' sistemati. Allora, io sto cercando di prendere le fortezze francesi, come vedete, ma anche di distruggere gli eserciti. No, a bassa velocità, ragazzi, perché non ci capisco più niente. Anche di distruggere un po' gli eserciti che stanno circolando, però faccio fatica a vederli perché si stanno ritirando in Italia, secondo me. Potrebbe essere un'idea quella di chiedere la pace separata alla Toscana, ma loro hanno vinto le battaglie all'inizio, quindi adesso non è ancora giunto il momento. Quindi non posso fare granché, anche perché adesso i Livoniani qui si stanno riprendendo alcuni territori svedesi e finché non ho pronto l'esercito mercenario. Ah no, beh, però ce l'ho pronto. Ok. Dovrebbe essere completo, eh. Vediamo. E tra l'altro anche con tutti questi mercenari sono... Quanti soldi sto guadagnando? 379 soltanto di trade, va bene. Portiamolo in Svezia e Norvegia a far fuori i forti. Vogliamo distruggere completamente anche i Livoniani in questa guerra. Basta, mi sono rotto le palle. È una guerra che farà male a tutti, i miei nemici. Con la Toscana non so bene cosa fare. Prima, intanto, cerchiamo di prendere il più possibile i territori francesi. Ok, Borgogna è caduta, ottimo. Dopo Borgogna si può andare qui a Lione. Poi le altre province le prenderò con calma più avanti. Adesso faccio cadere i forti. E qui si può andare a Reten. Tanto gli indiani americani hanno westernizzato. Grande toro seduto. Come sempre un altro episodio con guerre su 14.000 fronti diversi, viva l'impero globale! Però, vabbè, ci tocca, che vi devo dire. Africa, Olanda, Scandinavia. E quando sono pronte le navi? Sono già pronte, le potrei già spedire, però aspetto un attimo perché non si può mai sapere dove sta la flotta nemica. I toscani sono tornati! Sono tornati, dove siete? Anjou è caduta. Vanno a Parigi, vanno a Parigi e voglio fargli proprio il culo adesso, guarda. Se riesco ad incrociarli a... Dove vanno? Vogliono andare in Normandia? No! 14 febbraio? Eh no, niente. Li intercetto prima io, quindi li devo combattere in fase offensiva. Con 90.000 uomini e un generale a 2 stelle, però... Guardate che meraviglia tutto questo arancione. Direi che tanti saluti alle forze armate toscane e francesi. Ok, tu vai a Périgueux, tu vai a Rethel e si continua con la presa dei forti. Non potete farci nulla, siamo invincibili, ragazzi. Qui il blocco è ottimo. Ok, andiamo a vedere veloci veloci in Africa. A questo punto quasi quasi vado a Mogadiscio. Ribelli lasciamo che facciano i loro porci comodi. Speriamo di prendere tutti i forti qui in Scandinavia. È un peccato. Ok, Rethel è caduta dopo soltanto 53 giorni. Sono veramente messi malissimi, ragazzi. Ok, questo vuol dire che posso iniziare a fare i microassedi. Ok.
Anche Lione è caduta. Ok, la guerra che sembrava così dura, invece alla fine si è dimostrata veramente semplice. Ok, fatemi vedere. Ah, brutti figli di... Fermi tutti. Sono tornati, dove sono? Va bene, allora fatemi vedere, 53.000 uomini. No, non riesco. Un bel casino adesso. No, non riesco a gestirli al momento, devo perdere questi 12.000. In Franche-Comté, prendiamo un po' di warscore, ma non vi preoccupate. Allora, dove sono? Ok. Non voglio perdere gli assedi che sto portando avanti. Perché comunque loro con 54.000 uomini non fanno più una mazza. Detto tra noi. Perigo è caduta, bene, so con chi gestirli. E inizio a portare l'esercito olandese in Italia, a questo punto chi se ne frega. Intanto chiedo scusa, piccola pausa, però qui abbiamo delle colonie da fare perché se no non si va più avanti. Ok, siamo pronti per il grande boom? Siamo pronti? Questi dovrebbero essere gli ultimi uomini sani che sono rimasti alla coalizione franco-italiana. E se li spezziamo qui non dovremmo avere più problemi. Tanto mi ha fatto cadere anche Barois, quindi. Significa che molto presto possiamo portare il nostro esercito a Firenze. Ecco, ecco cosa significa. E sono dolori adesso per i nostri amici. Portiamolo a Novara. Allora, questi 55 vanno a Béarn. Questi piccini si prendono Franche-Comté. E prima di fare una pace con l'ordine livoniano voglio un attimino bastonarli perché... Ah no, cazzo. Mi ho dimenticato che devo portare l'esercito grande. Voglio bastonarli perché mi hanno veramente rotto l'anima e non volevano fare la pace e adesso è giunto il momento di vendicarsi. Ok, Novara dovrebbe cadere in fretta. Diplomatic reputation più alta, perché no? Però ci scenderà un pochino il trade, vabbè, pazienza. Africa, mi dimentico sempre. Ah, ok, qui stiamo per prendere una fortezza dura e pura. Peccato che qui i ribelli ci stanno un po' rompendo le scatole, però una fortezza ci serve. Dovremmo sfidare i ribelli in Africa. Questa non è una bella notizia, ma ce ne faremo una ragione. Dai, allora. Facciamo cadere ancora un po' di forti qui in Svezia e Norvegia. Poi facciamo la prima pace separata di questa guerra contro i Livonian Horde. Anche se è caduta, benissimo. Sono passati già 34 minuti, quindi facciamo così. Chiudiamo con l'Order, con Livonian Order e poi nel prossimo episodio terminiamo questa guerra, sia dal lato francese sia dal lato italiano. Ovviamente presa Novara, secondo me, con un po' di calma riusciamo a buttare fuori anche i toscani. Hanno troppi forti in Italia, non voglio perdere tempo con una guerra, onestamente, perché il mio obiettivo è la Francia.
insomma, già che ci siamo, il Livonian Order le sta prendendo di santa ragione, quindi possiamo aspettare ancora un pochino. Ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi do appuntamento alla prossima, la pace con Livonian Order, Toscana e Francia si fa nel prossimo episodio e poi potremo avere un po' di tempo per fare qualche nuova guerra in Asia. Chissà se è la volta buona che arrivi in India, no, non credo, però sicuramente ci possiamo espandere in Cambogia, in Indocina, eccetera, eccetera. Un pollice in su se il video vi è piaciuto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.